Ciao amici, adesso facciamo spesa da Lowe's, cose che ho comprato da Lowe's. Lowe's è un ferramenta, il paradiso della ferramenta. Allora, questo pezzo di legno che mi servirà per fare uno stand per il beverone, come lo spiegavo nel podcast, seguitemi tutti su spreaker.com/MircoJax. Potete scaricare i podcast su iTunes direttamente, molto comodo. Potete anche sentirli online. Venite tutti. Allora, praticamente il coso che fa il frullatore funziona. Però c'è un bicchiere di Starbucks che è alto così. Allora mi ci vuole un stand a fare. Qui ci metto dei cosi, devo tagliarlo. E quindi ho comprato questo. Poi lo devo verniciare. Speriamo di avere il poliuterano, che non mi veniva, come si dice? Si dice poliuretano. So se c'è ancora. Tra l'altro ci vorrebbe anche, che c'ho anche quello, per fare il legno, farlo diventare un po' tipo invecchiato, una specie di colore che si mette sul legno. Poi super colla per aggiustare. Va che oggi esperimenti a go-go, eh. Devo aggiustare questo che si è rotto, praticamente si è scollato. Allora questo lo aggiusterò, lo mettiamo qui. Poi ho comprato. Qua sono andato un po' a caso, non so se funziona. Comunque, ho preso il silicone Fireblock. Questo qua, resistente alla temperatura, perché mi servirà per finire il mio esperimento di termoelettricità. Praticamente ci schiavo, questo è il sensore Peltier che vi ho già spiegato nella scorsa puntata. Lo schiavo, anzi, sì, ne vorrei comprare un altro, però probabilmente ne metto uno qui. Poi c'ho quest'altra cosa che ho staccato dall'amplificatore. Lo metto qui e poi ci metto questo qui, silicone qua intorno, in modo che questo qua, no, siccome qua va il caldo e là va il freddo, insomma blocca, fa un po' di blocco termale. E poi qui e là abbiamo, ce l'ho da qualche parte, la pasta termale che ho comprato. Molto bello. Poi voglio incollare sti due cose insieme. Insomma, che devono stare insieme. Allora ho preso sta mega vitona con queste vite a farfalla qui, che bisognerà trovare il modo di fare dei buchi e poi c-c-c-c-c-c. Però fammi vedere subito se li ho presi della misura giusta. Ovviamente questo non è l'attrezzo giusto per tagliare queste robe di plastica. Andiamo qui. No. Questo è l'attrezzo giusto. Vedete come taglia bene? È una forbice. Oh. Che questo esperimento lo farò oggi. Ok. Ah, oh, che cazzata! Sono incurto adesso. Aspetta, no, no. Questa qua non è filettato. E questo è troppo corto. No. Vediamo se andava bene. Su e su. Sono filettato proprio alla fine. E quindi questo lo mettiamo per la prossima settimana. Poi ho preso dei pennelli che devo dipingere il legnetto che ho comprato. Poi ho preso. Allora, questi. Vediamo se funzionano. Perché praticamente sto facendo il porta iPhone per bici. Allora, c'è cioè questa porta custodia che va bene col mio iPhone, con la sua custodia. Questa veniva proprio insieme alla custodia, fatta apposta. Ci ho staccato il pezzo che era dietro. Sono fatto anche male qui, mi è venuta una cacciavitata. Poi c'è questo qui da una porta fotocamera che avevo comprato. Bisogna attaccarli insieme. Allora, ho comprato sta mega vite che l'andrò a infilare qua dietro, così. Poi andrò a infilare questo. Poi andrò a infilare questo, così. E poi questa è la sua. Speriamo che funzioni. Perfetto. E quindi andrò a mettere. Tac, perfetto. Poi, perché praticamente io avevo già una. Sono finita. Ce n'avevo una di vite, ma era corta, non riuscivo a attaccare il tutto. Allora sono andato. Speriamo
speso mezz'ora per trovarla, perché che cavolo, come mettono a posto loro le viti, io non lo so. Poi ho comprato sta stronzata, che la mettiamo subito nel video. Allora, poi the last one more thing, l'altro isolante che può sempre servire. La one more thing di oggi, devo dire, è stata veramente sensazionale e tutti se l'aspettavano. Allora, quindi, esperimento che iniziamo subito, vabbè, voglio finire questo e basta, questa è la spesa di... Ah beh, poi ho preso anche il bidone e la spazzatura, che vi farò un unboxing la prossima volta. Comunque è facile, mettete la roba dentro, poi passo lo spazzino, la porta. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti!